Ragazzi, un minimo di godimento e di gioia per la nostra nazionale italiana, dai. Due partite che almeno ti danno un minimo di consolazione, visto comunque il fatto che non faremo il mondiale, il fatto che andava tutto male, il fatto che doveva sempre inventarsi delle formazioni perché problemi, infortuni, defezioni, casini. Almeno abbiamo fatto la nostra, cioè la nostra figura rispetto anche ad altre nazionali che devono pensare al mondiale, che però hanno fatto peggio, però quindi dai, si può dire che abbiamo fatto bene. Non so se avete visto le partite. Sì, io tutte e due le ho viste. Io le ho viste tutte e due. Bobo? Ho visto un po' di highlights quella. No, è uno stadio vedere Inghilterra. Okay. Ah, sto giro l'hai visto? Ho visto un bel giocatore davanti, il Raspa. Sì. Devo dire, l'ho visto bene anche dal vivo. Perché dal vivo quando sei lì li vedi diversamente rispetto alla TV. L'ho visto bene, sono contento, ha fatto un grande gol, perché lo stop, la protezione della palla, poi la girata sul secondo palo, un gol da grande campione, secondo me, il gol, come l'ha fermato, come ha fatto l'azione, ed è bravo a giocare, molto bravo. Quindi io ho scritto al Camel. Quando te l'ho scritto? Dopo la partita? Me l'hai scritto dopo la partita, a metà tempo. Tanto l'ho detto ieri e l'hanno ripreso tutti giustamente. A metà tempo della partita con l'Ungheria, quando aveva fatto il gol. Sì, t'ho scritto. Esatto. Mi hai detto, abbiamo trovato un attaccante. L'abbiamo trovato. E secondo me lui ci darà delle soddisfazioni, perché secondo me è molto bravo. Anche in area, grande qualità. E gioca bene anche con l'Inghilterra, che comunque gioca con l'Inghilterra è difficile, perché è una grandissima squadra, comunque non ha fatto molto bene, sa giocare i tempi. Quindi ho scritto, dopo il gol con l'Ungheria, abbiamo trovato un attaccante, così ho scritto. Mi è piaciuto molto lui, e anche Di Marco, devo dire che sono stati due migliori. Gli l'ho dato anche al Camel, che è molto molto bene, cioè tecnica, personalità, poi tre quarti lui il cross lo mette, va bene, perché c'è un gran piede, crossa, è veramente forte, crossa, la mette dietro la linea dei difensori, bella tesa, quindi due grandissime novità. Ho visto due, poi Gigione, portiere, l'ho sempre considerato già, quando ha vinto l'Europeo, uno dei due o tre più forti in Europa, quindi è in forma, quindi quei tre l'ho visti molto molto bene. Anto? L'hai vista, Nick, tu con il Sì, l'ho vista. Dimmi un po', Nick. No, fa ancora più rabbia non andare al Mondiale, perché da quando c'è il Mancio, come concetto, sono tantissime le partite belle che abbiamo fatto con squadre più forti. Adesso ha cambiato modulo, 3-5-2, ma non conta, perché comunque la squadra era aggressiva, recuperava bene palla, subito verticalizzava, come abbiamo detto, sulle fasce andavano, anche Di Lorenzo, bene. C'era proprio la squadra alta che non soffriva molte volte, anche l'Inghilterra, cavolo, l'Inghilterra è una signora squadra, anche se è un po' in difficoltà, però alla fine ci sta che Donnarumma fa le parate, però come concetto le due partite l'Italia ha cercato di creare gioco, aspettava molte volte, cercava l'imbucata giusta. Raspadori bene, anche se capisco quello che dice Mancio, dice fra due anni Raspadori e Gnonton saranno perfetti, perché comunque vedo ancora quando devi creare l'ultimo passaggio qualche stop sbagliato, puoi fare molto più male secondo me, devi sbagliare un pochino meno secondo me nel controllo alcune volte gli attaccanti, però come concetto a me mi è piaciuto tanto, e fa rabbia che in quel momento del mondiale cruciale non erano in forma tanti giocatori. Avevamo sempre il problema del gol, però cavolo, sono 50 partite che ha fatto il Mancio, ne avrà fatte 42 quasi perfette. Poi ci sono squadre più forti di noi, però così non possiamo fare altro che migliorare come concetto. Quindi sono contento per queste due partite. E poi ti vai a giocare comunque la Final Four, che sempre mentalmente ti aiuta. Allora, vado io, Lele? Sì, sì. Allora, per quanto riguarda la prima partita, allora, io lascio sempre qualche margine, perché l'Inghilterra è delusione, grandissima delusione. È retrocessa, eh? Infatti, ed è giusto che retrocede, è giusto anche che Southgate lo mandano a casa, perché non può ridursi a fare queste figuracce qua.
anche se lui l'europeo ha fatto benissimo, perché sì, poi con una squadra del genere non puoi fare queste figure qua. Se tu fai figure, giustamente, non puoi cacciare 30 giocatori, mandano via l'allenatore, è un modo di dire. Io già oggi si parlava che lo possono mandare via dopo il mondiale, però a noi importa poco. Per quanto riguarda l'Italia, ovviamente Bobo prima diceva i complimenti a Di Marco, a Raspadori, a Donnarumma. Io penso che i complimenti principali vanno fatti all'allenatore, Bobo, all'allenatore, perché con una bufera clamorosa che si è abbattuta su di noi, che non siamo andati al mondiale, lui ogni volta che parla, parla con grandissima amarezza per non essere andata al mondiale, ma allo stesso tempo sempre di gran fiducia. E oggi per l'ennesima volta ha detto: tenterò di vincere il mondiale 2026, perché è sempre grande ottimismo. Però poi la materia prima, boh, mi manca, e vado poi nello specifico. Ok, mi dici un attaccante l'abbiamo trovato. Io penso che poi queste partite qua contano il giusto, mi danno poco queste partite qua. Puoi anche giocare con la Germania, con la Francia, quando sono amichevoli, che non conta, la National League non conta una minchia. Fino a quel momento là, Bobo, che ha fatto un grandissimo gol, sono d'accordo con te, ha fatto un gol da campione, l'organizzazione, lo stop, eccetera. Fino a quel momento là aveva toccato una palla e basta, quello stop sbagliato il primo tempo, non aveva fatto bene. Poi ovviamente è semplice andare a vedere quando fai un gol della Madonna, ripeto, ragazzino, ha fatto un gol bellissimo. Io da un lato dico che l'attaccante l'abbiamo trovato, lui, però serve un 9 diverso da lui. Lui lo puoi far girare dietro, perché poi quando, Bobo, lo sai meglio di me, quando vai a giocare con degli animali come te... No, sono d'accordo. Lui è perfetto, sono d'accordo con te. Abbiamo trovato un attaccante, tu hai puntualizzato, hai detto benissimo, un attaccante. Ci manca un altro tipo di attaccante, che potrebbe essere, se cresce, Scamacca. Se cresce Scamacca ha un po' più di responsabilità, un po' più di personalità, un pochettino più di fiducia. Secondo me nell'arco di 2-3 anni possiamo essere bene. A me mi fa paura, Bobo, soprattutto lì dietro, perché adesso Roberto cosa ha fatto? Giustamente sta giocando a 5, perché poi lo chiamiamo a 3, eccetera. Il portiere l'altro giorno ha fatto 3-4 miracoli, però lì dietro facciamo grande fatica. Non so Bonucci quanto ancora può reggere. Il braccetto di sinistro, Acerbi o Bastoni, centro di destra, il braccetto di destra, non lo so. Io ho paura lì dietro e in mezzo al campo. In mezzo al campo io penso che anche lì, secondo me, prima o poi Roberto cambierà. Che significa? Jorginho va di male in peggio, perché poi pallone, si parlava di pallone d'oro, ha fatto un anno, 2 anni buono al Chelsea, si parlava è fenomeno, eccetera, eccetera. Il Jorginho, Berratti inizia ad arrivare a 31 anni, fra 2 anni, fra 4 anni arriverà a 35. Il ricambio ci deve essere, e io non vedo materia di prima qualità. L'aiuto di Roberto è stato importante in questo periodo qua, 50 partite di prima, hai detto, ne ha fatti 42 buoni, no, metti pure 47-48. Io l'unica partita che ho visto... Che ne ha fatte 37 Mancini, i ragazzi. Ok, 37. Io l'unica partita che ho visto l'Italia inferiore sul piano del gioco con la Spagna. Basta. Certo. Poi il resto, ditemi se sbaglio, ragazzi. L'unica partita. Giocato. La Spagna sul campo ha dimostrato di essere più forte di te. Perché Bobo, come dice sempre, puoi vincere con la Spagna, ma mai giocherai meglio di loro. L'hai visto ieri sera col Portogallo. Per quanto riguarda invece la partita in Ungheria, lascia il tempo che trova, ancora peggio che l'Inghilterra, nel senso che l'Ungheria... con tutto quello che ha fatto Marco Rossi, che bisogna fare complimenti a sta allenatore qua, un lavoro eccezionale, va in Ungheria. Non è che sei è vero che è difficile giocare in Ungheria con entusiasmo, in tutti i campi internazionali è difficile, però devi andare in Ungheria e vincere, e hanno vinto bene, anche se agli ultimi 20 minuti un pochettino hanno sofferto. Io queste partite qua lascio il tempo che trovo. È normale che, come dice Bobo, devi trovare un'altra persona avanti, e soprattutto la grande rifondazione. Io poi vi faccio a voi la domanda, a voi tre. Nell'arco di 2 anni che ci sarà il prossimo europeo, il 2024 e il 2026, da che base ripartire? Sicuramente dal gioco, dall'idea di Roberto. E quello è già un vantaggio. Però la materia prima, su cosa bisogna puntare? Perché io la materia prima di un livello assoluto non la vedo, ma neanche buona. Perché faccio fatica. La Spagna io vedo Pedri e Gavi,
siamo a posto per 15 anni. E questo abbiamo già risolto un problema. Ci sono giocatori forti anche alla Germania, all'Inghilterra, eccetera. Io però non vedo un futuro campione oppure un futuro giocatore leader che può trascinare questa nazionale nell'arco di 2-4 anni. Vi faccio a voi questa domanda, su cosa dovrebbe ripartire se non dal gioco di Roberto, che è eccezionale, che ti aiuta. Altre robe. Io se posso rispondere io. Certo. Ho fiducia nell'allenatore. Troverà, infatti l'ho detto, troverà, però la materia prima, dico. Troverà dei giocatori che vedrà prima di tutti. E poi chiaramente le società devono aiutare a far crescere i giocatori, non è che può fare i miracoli, però lui ce l'ha le intuizioni, secondo me verrà fuori qualcosa che lui coltiverà. Sono sempre fiducioso nell'allenatore e troveremo soluzioni per il 2024-2026. Ma su cosa, Nick, ti dico? In quale... Roberto ha detto, noi ripartiamo da lui che siamo già fondamentali. L'unico che io intravedo, Lele, poi lascio la parola a te, che a me piace tanto, è Scaldini. Mi piace, è un giocatore che Gasperini usa spesso in mezzo al campo, però può giocare anche dietro, e mi piace. Però dico, la domanda che Lele... Però a centrocampo possono crescere Fagioli, Tonali, Locatelli, Rovella, che cavolo ne so. Comunque, secondo me c'è questa da la lavorarci. Questa è la materia che dici? Okay. C'è da lavorare, farli crescere. Infatti, voglio sentire anche il parere di Lele. No, 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 l'opinione mia, eh. Sì, sì, no, ma questo qua sarà sempre un tema, ma perché è un tema che se tornerà sempre ogni convocazione? Perché? Perché non bisogna dimenticare che noi abbiamo vinto facendo un miracolo. Miracolo molte volte sembra perché ci sono state mille coincidenze, quindi che non sia meritato. No, no, quello che abbiamo fatto è meritato, ma in partenza non eravamo tra le prime cinque candidate a vincere. Quindi, quindi se tu non sei tra le prime cinque vuol dire che nella valutazione della rosa, la valutazione dei valori dei calciatori sia inferiore ad altri. Quindi, e se tu hai un 20, in alcuni casi il 10, in alcuni casi il 20, in alcuni casi il 30 o il 40% di valore inferiore, vuol dire che tu devi sopperire con gioco, idea, coraggio. Cioè, la cosa che a me fa impazzire di Mancini è questa. Lui, nel momento che c'era pessimismo e vince la doppia partita, al 90esimo dice... Gli ultimi 20 minuti non mi sono piaciuti per niente. In conferenza stampa il giorno prima ha ripetuto 3 volte attitudine ad attaccare. Ripete, vincere a rischio di perdere. Ma questa è una cosa di una grandezza che molte volte non dicono coloro che hanno il materiale per vincere sempre, perché si parano il culo. Lui dice, io questi qui dobbiamo andare a vincere. Attaccare a costo di perdere. Questa cosa colma il gap, alza il livello, infonde fiducia, ti fa vivere un sogno, e dopo succede anche che a volte negli incastri torna la realtà, e nella realtà cosa ti viene da dire? Che sei una nazionale che se non è il completo tra i convocabili, ed è difficile avere tanti convocabili perché Mancini ha da scegliere tra pochi calciatori eleggibili, pochi, perché 7 su 10 sono stranieri. Alcuni giocano in altri campionati e non Scamacca non gioca in Premier, ha fatto una partita in FA Cup, cioè, e lui ancora però gli ha dato fiducia con l'Inghilterra, poi gli dice devi migliorare, gli farà bene la Premier. Gnonto è passato dallo Zurigo al Leeds non ha ancora giocato, ancora quando sembrava potesse giocare ha fermato il campionato per la morte della regina, ha fatto una partita con l'Under 21. Quindi ragazzi, Immobile era sulla scaletta dell'aereo, è arrivata, era il telefono, si sono consultati, hanno detto qua c'è un piccolo problema. Immobile è andato a casa, però lui quando dopo il mondiale dice gli attaccanti sono 3, Immobile, Raspadori e Scamacca, quindi alla fine Ciro è sempre primo, e non c'era neanche Immobile. Allora io dico che il signor Roberto Mancini, il quale ha raggiunto al quinto, adesso è quinto da solo dietro Pozzo 95, Berzot 88, Lippi Prandelli 56, Roberto Mancini 55, vuol dire che prima della fine dell'anno, dato che farà 2 amichevoli d'Italia, diventerà il terzo all time coach nazionale italiana, ha superato Vicini, ha superato Valcareggi e ha superato Arrigo Sacchi con queste 2 partite. Quindi
Roberto Mancini sta facendo qualcosa di importante. Quello che abbiamo visto, secondo me, è una nazionale che, se è in difficoltà, tira fuori il meglio. Quando ha i pronostici a favore, è la storia dell'Italia, non fa bene. La nazionale, se ha i pronostici a favore, non fa bene. È la nostra storia, ragazzi. Cioè, è la nostra storia. Quindi c'era da dare un segnale, è stato dato, a livello tattico, a livello di compattezza, a livello di spirito, a livello di gioco, a livello di soluzioni inventate. Perché, ragazzi, l'Italia è andata a giocarsi il primo posto per la Final Four di Nation League con Raspadori Gnonto. Cioè, caspita. Cioè, c'è gente che gioca con Kane, Lewandowski, cioè con questi ragazzi qua. Benzema. Questo, la Francia, che non è nella Final Four, la Francia non è nella Final Four perché è andata alla Danimarca di un commovente, meraviglioso, stratosferico Eriksen. Christian Eriksen, ok? Quindi noi ce la troveremo in Olanda. La Francia non ha vinto, cioè, quindi tutte nazionali che preparano il mondiale, attenzione, questo va detto, preparano il mondiale, pure l'Inghilterra. Però dopo si crea problemi, si creano difficoltà, gli allenatori vengono messi in discussione, la Germania che ha due squadre, voglio dire, se non pareggia la partita... No, la Danimarca non va alla Final Four. Chi va? Olanda, Italia. Croazia e Spagna. E Spagna, sì. Ok, quindi perché la Croazia nel girone da Danimarca. Esatto. Olanda, Croazia. Spagna che ha vinto grazie al gol dell'ex terzino della Juventus. No, terzino attuale.